Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo un po' più vicini alla chiesa di Santa Maria delle Grazie perché vogliamo raccontarvi quello che è accaduto proprio su questo sagrato diversi anni fa, quando il giovane frate minore Cappuccino, pensate un po', aveva 41 anni. Era il 5 dicembre del 1928, erano quasi 10 anni che qui pellegrini giungevano numerosi, e tra questi pellegrini, ecco, ve n'era una in particolare che Padre Pio amava tantissimo, come ogni figlio ama la sua mamma. Infatti il 5 dicembre del 1928 giunse qui mamma Peppa e venne accompagnata da Maria Pail. Infatti voleva trascorrere il Natale con suo figlio. Aveva questo desiderio nel cuore, forse perché già sapeva o già sentiva quello che sarebbe poi accaduto qualche giorno più tardi, qualche settimana più tardi. Infatti verrà a mancare mamma Peppa dopo qualche settimana, a gennaio del 1929. Che cosa accadde su questo sagrato? Ecco, accanto a quell'olmo, perché ce lo racconta proprio Maria Pail che la accompagnava. Mettiamoci nei panni di mamma Peppa, che non vedeva il figlio da diverso tempo, e soprattutto nel momento in cui lo vedeva, e questo lo racconta proprio anche lo stesso Padre Pio, voleva baciargli le mani, e Padre Pio la riprendeva quasi dolcemente, dicendole che una mamma non deve baciare le mani al figlio. Però mamma Peppa quel giorno qui sul piazzale, quando arrivò con Maria Pail, usò uno stratagemma. Mamma Peppa disse a Padre Pio: Padre Pio, ti devo baciare la mano per zia Pellegrina. E così il primo bacio. Ti devo baciare la mano per zia Filomena, e così il secondo bacio. Ti devo baciare la mano per zia Libera, e quindi mamma Peppa continuava a baciare la mano al figlio. Furono almeno 10 le zie, tra zie e comare, che mamma Peppa presentò. Poi alla fine disse: ed ora Padre Pio, devo baciare la tua mano per me. Nel momento in cui andò a baciare la mano, subito Padre Pio le tirò via la mano e, quasi arrabbiato in quel momento, disse: questo mai, non è la mamma che deve baciare le mani al figlio, è il figlio che deve baciare le mani alla mamma, sempre.